Benvenuti amici e bentornati sul mio canale Il Carlino a modo mio. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto attuale, l'ansia da separazione nel cane. Ma prima ti ricordo di iscriverti al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Dopo 2 mesi in cui abbiamo vissuto 7 giorni su 7, H24 con i nostri cani, con i nostri carlini, come reagiranno ora che dovremmo tornare a lavoro e che quindi si troveranno da soli a casa di nuovo? Per rispondere a questa domanda e per aiutarvi a gestire l'ansia da separazione nel vostro cane, mi sono fatta aiutare dalla mia amica e addestratrice cinofila Enci, Manuela Crosato. Vediamo che cosa ci consiglia. Tutti i comportamenti indesiderati del nostro cane sono dovuti a un grado molto elevato di stress e spesso questo stress nasce da una cattiva gestione, da errori di gestione da parte del proprietario, tra i quali quelli che portano poi il cane a sviluppare un'ansia da separazione. Il cane è un animale sociale di branco, ha bisogno del suo branco, però po possiamo anche abituarlo a stare da solo in casa. Capire quali sono gli atteggiamenti che il nostro cane metterà in atto per farci capire che sta passando un momento molto stressante, un momento di ansia. Questo comporta nel cane una serie di disagi e di senso di isolamento e solitudine. E queste sensazioni che il cane si trova a provare gli fanno vivere una fase di stress estremamente acuta che comporta una serie di comportamenti nel cane, quali per esempio la distruzione di oggetti, l'iperleccamento che è la fase più grave dello stress, i vocalizzi, gli abbai, i continui latrati, il fatto di grattarsi. E tutto questo stress poi viene anche somatizzato dal cane e può proporsi sotto forma di disturbi anche fisiologici, quindi malattie come anche gastriti, dermatiti. Credo che Manuela ci abbia dato delle indicazioni molto importanti per capire quando il nostro cane è in stress e quando ce lo vuole comunicare. Quindi non solo atteggiamenti distruttivi, come rompere i giochi, i mobili, scavare nel divano oppure urinare e defecare in casa, sono atteggiamenti riconducibili a uno stato di ansia. Ma anche patologie più gravi come il grattarsi, rash cutanei, dermatite, gastrite possono essere ricondotti ad uno stato stressogeno molto elevato. Vediamo insieme a Emanuela un esercizio fantastico per riabituare il cane alla vostra assenza. L'esercizio più importante che potete fare col vostro cane per prevenire l'ansia da separazione è resta sulle soglie. Se voi conoscete già il comando resta, potete procedere su una soglia, su una porta, e con la vostra mano destra dare tipo l'albo del vigile, questo segnale che è l'hand signal, che calma molto il cane e lui, se lo conosce già perché ha fatto un percorso di educazione base e quindi sa che resta vuol dire stai fermo lì, non ti muovere. Lo mettete seduto a terra, la posizione che il cane preferisce, e a quel punto date il resta. Abbassate la maniglia della porta che sarà chiusa, rialzate la maniglia, dite al cane bravo e gli date un premio se il cane non si è mosso. Dopodiché gli ridate il comando resta, abbassate la maniglia, aprite la porta, chiudete la porta, date un premio al cane bravo e gli date un premio. Di nuovo il comando resta, abbassate la maniglia, aprite la porta. Accedete con un piede nell'altra stanza, tornate indietro, chiudete la porta, bravo, altro premio. Fino a che non arrivate a dare il comando resta, il cane non si deve assolutamente muovere e alzare. Abbassate la maniglia, accedete all'altra stanza e poi a quel punto vi chinate e gli dite: "Vieni, bravo!" Per complicare ancora di più la faccenda,
potete arrivare a entrare nell'altra stanza, chiudere la porta e tenerla chiusa qualche secondo, inizialmente un secondo, poi tornate dal cane col marker bravo e lo premiate, e poi 2 secondi, 3 secondi, bisogna procedere per piccoli step. Ogni azione, dall'abbassamento della maniglia, l'apertura della porta, il passo che compite, sono uno step, ok? Se il cane si alza mentre voi state aprendo la porta, tornerete indietro di uno step, quindi andrete a richiedere il resto al cane e abbasserete soltanto la maniglia. Bravo, premio. Le cose più importanti sono: non rinforzare le manifestazioni d'ansia del cane, non rimproverarlo se ha delle fasi distruttive o dei comportamenti legati a uno stato di stress, perché questo non farebbe altro che aumentare tale stato di stress del cane. Cercare di calmare il cane e insegnargli comunque a di nuovo stare da solo. Topi, tu hai capito l'esercizio che ha detto la mano? Un'altra cosa che potete fare è... Siamo molto abitudinari, il cane segue le nostre azioni e sa benissimo in che ordine, in che cronologia compiamo le azioni prima di uscire di casa, e a seconda di quali scarpe o quale giacca indossiamo, se usciremo con lui o andremo al lavoro, anche senza prendere in mano un guinzaglio. Ecco, è importantissimo fare una riflessione sulla cronologia delle nostre azioni. Quindi io, supponiamo, la mattina mi vesto, prendo le chiavi, prendo la borsetta, mi metto la giacca, esco. Quindi ricominciamo a fare queste cose, ragazzi, anche se non dobbiamo uscire. Prendo le chiavi di casa, il cane col rumore delle chiavi già inizia magari ad agitarsi, alzarsi dalla cuccia, ok? Faccio un giro intorno al tavolo del salotto e riposo le chiavi dove erano, senza uscire, non dico niente al cane. Il cane deve arrivare al punto in cui, quando voi prendete le chiavi, è indifferente, cioè continua a dormire, non fa una piega. A questo punto, allora potete procedere col secondo step. Prendo le chiavi, mi metto le scarpe, faccio un giro per la casa e torno a ritogliermi le scarpe e a posare le chiavi. Anche qui, quando il cane non manifesterà più alcun interesse, sarà bello tranquillo a dormire, a riposare sereno, potrete aggiungere un'ulteriore azione, anche mettervi la giacca, ok? Questo è molto importante, perché il cane deve capire che comunque questa serie di azioni non corrispondono sempre e per forza al fatto di resto da solo, te ne stai andando, perché sennò quando ritorneremo al lavoro, appena prendiamo in mano il mazzo di chiavi o comunque emettiamo la azione che è la prima nella nostra cronologia del mattino, precede appunto il fatto di andare a lavorare, il cane inizierà ad aumentare lì il suo stato d'ansia, e nel momento in cui noi saremo arrivati alla fase uscita, lui sarà già a mille, a bomba, e questo non va bene. Quando siamo col cane, però, dobbiamo dedicargli assolutamente tutto la nostra attenzione, il nostro amore, e farlo sentire coinvolto in attività che facciamo insieme. Se abbiamo la fortuna di avere un piccolo giardino, possiamo inventarci qualche piccolo salto in alto con dei manici di scopa, delle cassette, o comunque anche in casa, appunto, impegnarlo in attività che lo facciano sentire importante per noi. Vieni, vuole? Vieni, piccolo. Bravo. Andiamo? Andiamo, andiamo. Vieni. Bravo. Opala. Vuole? Vieni. Vieni, 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 vieni. Bravo, tato. Vuole? Bravissimo. Ciao a tutti. Tu cosa pensi se la mamma esce di casa e ti lascia tutto il giorno da solo con le tue sorelle? Lo so,
Lo so, e questo cosa vuol dire? Che vuoi stare con la tua mamma tutto il giorno? Che tu sei un cane modello? Che dobbiamo provare le pettorine, fare le cose? Se ti lascio con la Lulu, cosa ti fa la Lulu? Ti mena? Ti mena quando abbai? Non vuole che abbai. E l'altra è la Lisa? Dov'è la Lisa? È giù che fa la nanna. Urla la Lisa, ha sempre fame.